Ciao bambini, io sono Geco, mi riconoscete, vero? Ho preparato un fantastico sorpresa per Buffetta. Lei sta guardando il cartone dei Gormiti. Sapete chi sono? Dai, Gormiti, tuff, oh, è divertente. Buffetta? Sì, Geco. Sai che ti ho preso i Gormiti? Oh, davvero, mi hai preso dei Gormiti? Che bello, grazie! Niente, ora te li porto. Che bello, bambini! Io adoro i Gormiti, mi piace giocarci, mi piace divertirmi con i Gormiti, che bello! Allora, il primo... Il primo, sì! Secondo... Due! Già sono in due! Il terzo! Il terzo! È più grande di tutti! È più gigante perché è il più potente. È vero, è il più potente. Ora li apriamo. Questo voglio aprire. Oh, l'ho già aperto! Tocca solo tirarlo fuori. Vediamo chi è. Lui è del popolo del vento. Del vento! Si chiama Zephyr! Che forza! Lui usa il potere del vento! È vero, usa il potere del vento! Soffia e il vento fa zzzz, e i suoi nemici volano via, vero Geco? Geco? Sì, è vero! È uno dei più potenti dei potenti tra i trapotenti! Guardate, bambini! Allora, i Gormiti dobbiamo collezionarli tutti! E c'è anche speciale codice, che bello! Abbiamo Achilles, Hi-Rock, Urik, Sator, Credo, Tufon, Zephyr, il nostro Zephyr, Vulcan e Karak. Wow, quanti sono! Bellissimi, guardatelo! Ora lo tiriamo fuori dal pacco e vediamo com'è. Oh, ma lui si muove da tutte le parti, bambini. Guardate, la sua mano si alza così, la testa gira dappertutto, a destra e a sinistra. Oh, ha i capelli rossi, pancia, le braccia anche le sue gambe, guardate, può mettersi anche così, tadam. È fortissimo, quindi fa... con il vento, guardate, ha delle super turbine qua dietro che puoi metterli come vuoi e va veloce. Lui è grande, è davvero divertentissimo. Botte 5, 8. Ok, uno l'abbiamo aperto, benissimo. Buffetta? Sì? Ora tocca che apri il secondo. Va bene, apro il secondo. Vediamo un po'. Lui è Udros, è del popolo del ghiaccio. Quindi comanda il ghiaccio. Ti congela se gli fai del male. Vieni, Udros. Udros è il popolo del ghiaccio. Come tutti gli altri, in regalo le monete. La moneta è in regalo per il bracciale. Il bracciale dei popoli. Guardate, la sua è verde, di Udros. La sua è blu, di Zephyr. Il nostro Udros, anche lui riesce ad alzare le mani, ad aprire le gambe. Oh, lui riesce a fare anche così, come gli pare. Oh, grande! Ha una schiena tutta rossa ed è fortissimo. E questo è il suo fucile di ghiaccio. Lo tiene in mano destra, la sua mano si gira a 360 gradi, bambini! Wow! Ora glielo mettiamo in mano. Ma è difficile! Bisogna avere
un sacco di forza, bambini, ma alla fine ci riusciamo sempre. Udros combatte con il ghiaccio contro nemici, invece Zephyr combatte con il vento, ghiaccio contro il vento. Спеціальний ефект вставте, пожалуйста. Avete visto, bambini? Tu hai visto? Visto, stavano combattendo! È vero, stavano combattendo! Che divertente! È vero, divertentissimo! Ma a noi ci manca l'ultimo! Ah, vero, ci manca l'ultimo! Ultimo, Prendiamolo senza cartone! Lord Voidus! Uno dei lord che comanda tutti! Lui comanda tutti e è più potente di tutti. C'è scritto Light Up Function, vuol dire che il suo petto illumina. E quella è la sua forza, hai capito, Buffetta? Sì, ho capito. Guarda, questo chi è? Questo sarebbe lui? E quello è il suo fucile? Boh, ora lo scopriamo. Apriamo. Oh. Questi bambini sono dei giochi preziosi. Oh, dei giochi preziosi. Ora leggiamo, vediamo un po'. Allora, cosa c'è scritto? Personaggio esclusivo, incluso. Oh, quello era un personaggio esclusivo. Premi il pulsante per attivare le funzioni speciali. Oh, anche i suoi occhi fanno la luce. E c'è un codice speciale. Dobbiamo collezionarli tutti. C'è Lord Titano e Lord Carrion, Gronde, e lui è Lord Voidus. Apriamo Lord Voidus, via il pacco. Allora, eccolo Lord Voidus. Ora li tiro via questa linguetta. Vediamo. Fa la luce davvero! Guarda, Guffetta! Guffetta! Sì, cosa c'è? Fa la luce, guarda! Ma non fa la luce! Guarda invece! Oh, wow, fa la luce davvero! Che bello! Sì! Oh, bellissimo! Ora bisogna metterle qua dietro il suo bellissimo manto! Ecco! Ora è bellissimo! Guarda, può sconfiggere tutti! Vediamo il personaggio che è lui! Questo è la sua... Diciamo che è la sua forza, lo mettiamo qua nel broccio. Guardatelo, bambini, ma è super cattivo. Lui riesce a combattere tutti, o forse no. Voi cosa ne pensate, bambini? Chi è più forte dei gormiti? È vero, chi è più forte dei gormiti secondo voi? Sono tutti forti, mi sembra. Vento, ghiaccio, tutte altre cose che sanno fare. L'acqua, fuoco. Hai ragione, Guffetta. Sono tutti quanti forti e i giochi preziosi li fanno da Dio. È vero, hai ragione. Oh, Zeko, guarda. È rimasto un altro personaggio. E penso che questo è il personaggio... Proprio come c'era scritto, il personaggio... Raro, escluso. Cioè... Esclusivo, è un personaggio esclusivo. Questo dovrebbe illuminare nel buio, però dobbiamo tenerlo tanto tempo sotto la luce. Che bello, abbiamo un personaggio esclusivo. Abbiamo il Lord Lord Voidus con funzioni esclusive che fa la luce. Oh, scusami Geco. Poi abbiamo lui, Udros, che combatte con il ghiaccio contro nemici. E poi c'è Zephyr, che soffia con il vento contro i suoi nemici. Che bella collezione che ci siamo fatti, Geco. Hai dimenticato il personaggio esclusivo? Ah, è vero. E poi abbiamo il personaggio esclusivo. Wow, è la nostra collezione, Geco. Ora noi abbiamo una collezione dei nostri gormiti. Belli i gormiti. Bellissimi, vero bambini? Mettete anche voi mi piace a questo video e divertitevi con i vostri gormiti! A giocare!
e combattere contro le forze del male. Sì, ciao bambini, ci vediamo presto. Ciao ciao!